Gianni Colaccione per Libre TV, oggi è 16 gennaio 2015 e continuiamo gli appuntamenti con Mauro Mellini a casa sua, molto gentile, e oggi prendiamo, diciamo, spunto da un altro articolo che lui ha pubblicato sul blog Giustizia Giusta, che cura insieme agli amici Alessio Di Carlo e Andrea Granata. È un articolo che si intitola Io, un ignorante e Benedetto Croce. Evidentemente si parla appunto di questo importante filosofo del Novecento, scuola liberale, insomma. Poi adesso Mauro ci dirà qual è stata un pochino la sua... Stiamo parlando dell'epoca, ovviamente, della guerra, insomma, parecchio tempo fa, però è importante perché questo articolo ci sono anche, oltre che una importanza storica, come ricostruzione storica di quello che è stata questa esperienza liberale, CLN e così via, anche degli aspetti autobiografici interessanti. Ne parliamo con Mauro Mellini, che ringraziamo ancora di averci ospitato. Beh, più che storia, qui rischiamo di passare alla preistoria, perché questo mio incontro ideale, diciamo così, con Benedetto Croce, e credo di dover sottolineare quella parola che è nel titolo dell'articolo richiamato. Io, un ignorante, perché ignorante in particolare perché poi non sono mai diventato un filosofo, uno studioso di filosofia, uno studioso dello stesso Benedetto Croce. Però l'incontro con questa figura per me ebbe una importanza eccezionale nella mia vita, una svolta. Io vivevo e frequentavo le scuole, il liceo, il ginnasio, come si diceva allora, di Civitavecchia, città che non brilla per tradizioni culturali. Stendhal descrive la sua permanenza a Civitavecchia come asfittica dal punto di vista dei rapporti culturali, anche se poi ha lasciato a Civitavecchia importanti tracce di una sua biblioteca con annotazioni importanti, purtroppo parte danneggiate dalla guerra, eccetera. Ma volevo dire, in questa città, in questo liceo di fresca istituzione, prima Civitavecchia non c'era, ma che aveva sede in una galera, il ginnasio liceo di Civitavecchia aveva sede nelle vecchie galere pontificie che stavano sopra la darsena romana, dove venivano tenuti gli schiavi per lo più islamici, visto che siamo in tema, l'argomento, che erano i pirati saraceni catturati che venivano messi a remo, e a remo venivano messi anche altri condannati non islamici. In Civitavecchia rimase traccia di questo, piuttosto lucubre, diciamo così, perché una località di Civitavecchia, dove adesso c'è l'imbarco per i traghetti per la Sardegna, dalle ferrovie dello Stato della Sardegna, era il Turco, il campo del Turco, perché lì venivano buttati i cadaveri dei turchi, cosiddetti turchi, che poi non erano turchi, erano arabi, ma allora genericamente gli islamici d'Africa venivano chiamati turchi. E rimasero lì, ci furono fino alla fine del Settecento. Poi la flotta pontificia fu distrutta ad Abukir, dove si era portato Napoleone con navi da carico. La pirateria nel Mediterraneo fu debellata, tra l'altro dagli americani che vennero, fecero una spedizione nel 1812 a Tripoli per combattere questi pirati che avevano attaccato e catturato navi americane.
quindi in un'atmosfera che non era quella del godimento pieno dei piaceri della scienza, della cultura, lì un bel giorno tra i miei compagni di scuola, perché una cosa che invece ebbi ottima furono dei compagni di scuola di grande livello intellettuale, che dimostrarono anche poi dopo nella vita grandi capacità, Ugo D'Ascia, Paolo Pulci, Eligio Vitale, Mirko Sant'Agostino, che era il meno intellettuale ma fortemente legato a tutti noi. Ecco, e in questo gruppo in cui serpeggiava un certo antifascismo, io ero l'unico ad avere dei genitori, mio padre è passato attraverso la commissione per il confino, e quindi, ma tuttavia non era propriamente un militante di un partito antifascista, era un antifascista per motivi, chiamiamoli così, morali, estetici, potremmo anche dire. Poi dirò che cosa significa questo riferimento all'estetica. E un certo gruppo in mezzo a noi cominciò a circolare il fatto che esisteva in Italia, in questa Italia con gli stivali, con i toni populisti, la retorica fascista, i discorsi di Mussolini, un strumento per aria, imitato nella retorica di tutti i gerarchi, e c'era in Italia un certo signore che non aveva mai indossato la camicia nera, un filosofo, uno studioso di grande livello, viveva a Napoli, tagliato fuori dalla cultura ufficiale, anche se ancora in condizione di avere una sua rivista, La Critica, e un certo ristretto gruppo di suoi ammiratori, i suoi cultori. E la curiosità fu il primo dato verso questa figura, e la curiosità verso l'anomalia nella sua storia di quell'epoca, che potete poi constatare in certi particolari quando ebbi l'occasione di conoscere, che pure a distanza, ma De Viso, Benedetto Croce. Non era nei programmi scolastici lo studio della filosofia moderna ancora, ma perché feci a Civitavecchia fino alla prima liceale, poi sul bombardamento di Civitavecchia, la dispersione di tutti noi. Però ricordo che ci fu un insegnante supplente, perché erano tutti supplenti, c'era la guerra, ci parlò di Benedetto Croce e dell'estetica, del breviario di estetica, che è poi l'opera più semplice, più accessibile di Benedetto Croce. Mi pare che non la riuscì a procurarmela, non la lessi, la lessi più tardi. Comunque Benedetto Croce cominciò a prendere questi contorni. Poi la guerra, l'8 settembre, divisione d'Italia, le vicende di Benedetto Croce, che fu salvato, stava a Napoli, stava sulla Riviera Nortitana. A Napoli gli distrussero la casa, mi sembra, sì, con un raid, però lui rischiò la vita. Peraltro i genitori morirono in un terremoto, lui stesso rischiò di morire a casa Miccio. Abruzzese, era di Giuscasero, sì. E ebbe un grande amore, una morte, non so se era la moglie, comunque la donna, alla quale questo
vecchio signore, così, a pensare che aveva avuto invece questa in gioventù questo aspetto, e poi un matrimonio con vari figli, eccetera. E come dico, gli eventi successivi, quando uscì dalla clandestinità Benedetto Croce, il CLN, e il congresso di Bari, cose seguite attraverso la radio del sud mentre c'era l'occupazione tedesca, e poi la liberazione, il Partito Liberale, che era il partito che fu in quegli anni il Partito Crociano. Il congresso del Partito Liberale, prima delle elezioni dell'Assemblea Costituente, del referendum al Teatro Quirino, e l'impressione che mi fece quest'uomo per la pacatezza dei suoi discorsi, era abituati a questa fastidiosa retorica fascista prima, ma anche successiva, nelle battaglie politiche che si erano ingaggiate subito dopo la liberazione, c'era questa tendenza a un'oratoria. Questo uomo che parlava sembrava una pagina ben scritta e meditata, e questo era il suo discorso, parlava così. Mi fece una grandissima impressione. Allo stesso tempo, e questa pacatezza del linguaggio corrispondeva un contenuto della sua filosofia a pacanze, come tale proprio perché in sé appagante, che lasciava invece molte desideri di cambiamento, di qualche altra cosa. Era troppo soddisfatto, con un'espressione molto, come poi in fondo la capivo io, leggevo. La soddisfazione, della filosofia di Croce lasciava margini alla ricerca di altro, e infatti poi per me questo ha significato che sempre sono rimasto tra l'idealismo e lo storicismo e la filosofia invece del giusnaturalismo e della da cui è scaturita poi la rivoluzione francese, e il pensiero che in Italia ha avuto pure la sua parte, con Beccaria, i Verri, i Genovesi, eccetera. Questa oscillazione è rimasta sempre la caratteristica della mia persona e del mio ruolo anche politico, Partito Liberale, ma non conservatore, ma Partito Liberale, ma partito che avrebbe dovuto essere laico o progressista, e che ho cercato di realizzare poi queste posizioni col Partito Radicale, la battaglia per il divorzio, intesa proprio come compimento del pensiero laico ottocentesco risorgimentale, e nello stesso tempo come punto di partenza per una nuova concezione della politica in cui il liberalismo assumesse una nuova funzione, e quindi al di là e al di fuori di questa soddisfazione, diciamo così, espressa da Benedetto Croce. Benedetto Croce ha sempre rappresentato come compiuto la compiutezza del pensiero nel suo pensiero soltanto relativo
ma comunque alla politica, eccetera, ma anche a proprio a, praticamente filosofici. E senti Mauro, volevo chiederti una cosa, prima di continuare diciamo cronologicamente, tu a un certo punto parli delle vicende del Partito Liberale e del perdersi nella questione monarchia o repubblica. Certo, perché quel congresso al Teatro Quirino, che io vissi da spettatore, io non ero un delegato, ero iscritto al Partito Liberale, ma non ero delegato, avveniva alla vigilia delle elezioni per la Costituente, ma anche alle elezioni del referendum sulla forma istituzionale dello Stato. Una parte del Partito Liberale, forse quella maggioritaria, per motivi non tanto di conservatorismo quanto per, direi piuttosto, tradizionalismo, che è una cosa diversa dal conservatorismo, proprio la Repubblica, per la monarchia. In realtà la scelta che si imponeva in Italia non poteva non tener conto del fatto di quello che era stato, ahimè, il ruolo della monarchia negli anni del fascismo e fino alle ultime vicende dell'8 settembre, la fuga al sud, eccetera, eccetera. E quindi il dibattito in cui si discuteva Repubblica o monarchia, probabilmente non si discusse quello che si aveva. Cioè c'era questa tenaglia rappresentata da una parte dalle forze marxiste, comuniste in particolare, e quelle cattoliche che schiacciavano il liberalismo con la realizzazione di una, la vendetta di Porta Pia da parte dei cattolici e con un senso di fastidio, di liberazione da un dato fastidioso da parte della sinistra. Il Partito Liberale uscì dalle elezioni prima della Costituente e poi ancora di più da quelle della prima legislatura del 48, ridotto a poche cose e soprattutto privato di una percezione della propria funzione, del proprio ruolo, che ricostruimmo poi noi, partendo dalla sinistra liberale, dando vita al Partito Radicale. Io me ne andai dal Partito Liberale, però quando venne fuori Cattani, Carandini, Pannunzio, Il Mondo, in cui aleggiava quel pensiero rosano, con una bella sintesi, con invece il pensiero repubblicano, della, ma anche mazziniano, eccetera. E cominciò allora l'avventura radicale, che poi so, abbiamo già parlato sì, in un'altra trasmissione. Ma ecco, quello che vorrei qui sottolineare è che il ruolo di una cultura apparentemente tagliata fuori, quasi soppressa, che ha avuto la formazione di alcune persone come me, come quei miei amici che qualcosa hanno fatto, come il giornalista Ugo Dascia, come l'uomo politico Paolo Pulci, ma anche tanti altri. Croce è stato, sono pochi quelli che ammettono e hanno ammesso di essere stati dei crociani. Quelli che l'hanno ammesso in fondo sono quelli che
sono stati meno impegnati poi nell'attività politica, eccetera. Però a un certo punto, insomma, se la cultura italiana durante il fascismo non è naufragata nelle sconcezze di Starace e dello staracismo, dell'Italia con gli stivali, eccetera, è dovuta all'aleggiare di questo personaggio, magari ignorato fisicamente, ma che nella cui cultura arrivava in un modo o nell'altro. A noi, arrivava a me, quel sottolineare l'ignoranza, sì, certo, ignoranza, ignoranza allora, ignoranza è rimasto dopo, che non sono mai andato a cercare e di sviluppare il pensiero filosofico di Croce, capirlo di più, eccetera, però sempre più mi sono convinto che ha avuto allora un'importanza notevole, come ebbe notevole importanza il fatto di essermi trovato adolescente ad avere una posizione politica fuori dal binario, no? Sì, certo, perché mio padre era antifascista, ma perché lo vivevo questo antifascismo? Un antifascismo estetico, direi. Io ricordo una domenica, che era stata una manifestazione fascista, e dovetti uscire all'ora di pranzo, mentre i miei erano per andare a fare qualche cosa, non mi ricordo dove. Mi mandarono mio padre, allora se non c'erano i telefonini si dovevano mandare. Tornai e c'erano tutti questi che tornavano dalla donata. E ricordo c'era un tizio con gli stivali che probabilmente gli facevano male, i calli camminavano. Molti anni dopo, leggendo Vitaliano Brancati, che peraltro era stato fascista, ma poi era diventato antifascista per motivi estetici. E ci sono bellissimi i romanzi scritti di Vitaliano Brancati che descrivono questa fascismo come dato ridicolo, come dato antiestetico, i fascisti neri, quello che si guarda allo specchio, che è antifascista, sta in divisa, fascista, si sputa allo specchio perché dice come sei brutto a se stesso, eccetera. Ora, da citare di questo notevole scrittore siciliano e italiano, ma ci fu una parte, insomma, ci sono le radici antiche nei partiti e nelle organizzazioni politiche, ma c'è stato anche un antifascismo di questo tipo, con motivi morali, estetici, spontaneo, diciamo così, che è quello al quale abbiamo voluto... Un antifascismo giusnaturalista, si potrebbe dire. Estetico, cioè, insomma, i fascisti erano brutti, tutti vestiti di nero, questo gusto del nero, dell'orbace, del ridicolo, non è un caso. Starace è durato a lungo come segretario del partito, era l'uomo più ridicolo d'Italia, no, se ne dicevano delle barzellette, erano alcune prorompenti, quando il fascismo stabilì che gli italiani non si devono dare del lei, ma si devono dare del voi, e ci furono gravi preoccupazioni. La rivista Lei, che è l'equivalente del francese Elle, no? E dice lei, pensavano bene di cambiare, diventò una bella, perché non si sa mai. E si diceva che Starace si era trovato a un certo punto in piazza Galileo Galilei. Dice come Galileo Galilei? Galileo Galivoi. Ecco, no, il livello di Starace è stato sempre considerato un po' questo, ma indubbiamente la tragedia che poi ha investito l'Italia ha fatto sì
e questi aspetti anche burleschi dall'una all'altra della percezione degli aspetti estetici, umoristica del fascismo, che fossero superati dallo tragico, ma per quanto noi si cerchi di ricordare la resistenza e non le barzellette del fascismo, però un dato di fatto è quello che ci fu. E in fondo, ecco, Benedetto Croce in qualche modo non soltanto si poneva come a noi, a me e agli altri ragazzini che si affacciavano con mille spropositi sicuramente alla politica, e non soltanto come un punto di riferimento dell'antifascismo, ma anche di punto di riferimento di un antifascismo serio, perché quello che conoscevamo noi molto spesso era l'antifascismo dell'antipolitica, che assomigliava un po' all'antipolitica. A cose di oggi. Quella di oggi, e di poi tutti i tempi, che ha lunghe radici in Italia, e dalle barzellette, Benedetto Croce non era una barzelletta, non evocava le barzellette, ecco questo. E la serietà, ecco quella che si traduceva anche in quella pretesa di compiutezza del pensiero e in quella forma dell'oratoria in cui ha insistito in quell'articolo, che molto mi impressionò quando mi ero di fronte, e in qualche modo ci ha preservato, ha dato altro rispetto a qualche cosa che non poteva ridursi a barzelletta. Sì, peraltro, diciamo verso la fine di questo tuo articolo c'è una parte in cui sei un po' malinconico, insomma, un po' di tristezza perché rievochi un episodio, Andreotti. E Croce. Sì, certo, è una cosa che molto mi dispiace, perché io devo dire che Andreotti ho sempre, non avevo mai votato la fiducia al governo Andreotti, i comunisti l'hanno votata qualche volta, ma ho sempre votato contro, eccetera, eccetera. Devo dire che ho sempre avuto una stima notevole per l'intelligenza, anche per il carattere di Andreotti, e forse anche per ripagarlo di un atteggiamento, diciamo, benevolo, un vecchio parlamentare, arrivai io, l'ultimo arrivato alla Camera, e mostrò come sapeva mostrare, come mostrava sempre, grande garbo e anche grande senso delle istituzioni che aveva. E quindi l'ho sempre molto no, senti dare l'Andreotti in televisione esprimere il suo rammarico ricordando la figura di Benedetto Croce, però certo Benedetto Croce quando si trattò di votare contro Benedetto Croce era senatore, il fascismo dichiarò decaduti i deputati antifascisti, i senatori rimasero tali, gli ebrei senatori, che non furono mai dichiarati, anche dopo le leggi razziali. Il Senato, c'era più, contava più poco, non si guardavano bene magari ad andare in Senato, però il Senato non fece mai un atto formale per escludere. E Benedetto Croce disse, quando si trattò di andare di votare le leggi razziali, Croce non andò a votarle. Ora questo era quello che si vorrebbe dire un falso per soppressione. Era vero, non era andato a votare le leggi razziali, ma dal 1929, cioè per 9 anni, le leggi razziali sono dal 38, Benedetto Croce non metteva più piedi in Senato, perché da quando aveva pronunciato
il bellissimo suo e coraggiosissimo suo discorso contro il concordato fra l'Italia e la Santa Sede, sottolineandone il valore e la portata antirisorgimentale del valore politico di quell'atto, facendo andare in bestia Mussolini, il quale arrivò nella replica a minacciarlo fisicamente, e non per le minacce fisiche, ma per il fatto che questo dimostrava che in Senato non c'era più nemmeno quel tanto di formale libertà. Decise che il Senato non c'era più e non andò più in Senato. Quindi non è detto che il giorno avanti andò a votare la legge su le patate e il giorno appresso non andò a votare quella le leggi razziali. Contro le leggi razziali aveva votato nel 1929, quando aveva detto che il Senato non c'era più e si era avuto espulso dal Senato. Quindi, dato che questo non poteva non essere compreso da un uomo intelligente e non privo di conoscenza storica come Andreotti, e fu cosa che mi addolorò, insomma, ecco, non ebbi occasione per contestarglielo, perché poi erano gli ultimi tempi e non avevo più occasione di vederlo. Allora, grazie a Mauro Mellini per questo racconto, questo approfondimento su questo articolo, per la rievocazione di questa importante figura. A questo punto, di nuovo appuntamento sugli schermi di Liberi TV.